dal maggio 2019, periodo nel quale iniziai a spostare la batteria per fare i concerti, che mi pongo una domanda, cioè esiste una batteria comoda, più comoda di quella grande, di quella acustica, che io riesca a portare senza riempire le macchine, senza stare un'ora a montare, un'ora a smontare, portare pezzi di qua e di là? E penso che la risposta sia proprio qui. Chiariamo subito una questione. Questa batteria non potrà mai essere sostituita da questa. Perché? Perché lei è una batteria acustica, una batteria grande, una batteria studiata appositamente per far rumore. Nel contrario, lei è una batteria elettronica, comoda, studiata apposta per non fare rumore e apposta per essere portata in giro comodamente, a differenza sua. Infatti sono per due utilizzi diversi. Lei la si può utilizzare per concerti grandi, concerti dove si ha tempo per montare, smontare, concerti dove si ha spazio, concerti sui palchi. Lei è soprattutto studiata per lo studio, per affiancare questa batteria e per essere utilizzata da sola in occasioni di poco spazio e poco tempo. Ho detto utilizzarla per lo studio. Sì, può essere veramente comoda, soprattutto perché non fa rumore, potete mettere le cuffie e sia fare della tecnica, cioè fare degli esercizi, anche se non è proprio, non va proprio bene, perché appunto non è come battere su un tamburo come su una pelle. Se volete avere la batteria che non fa rumore per studiare, vi prendete un rullante e gli mettete una di quelle pelli bucate che non fa casino. Invece lei è studiata soprattutto per studiare brani complessi senza fare tanto rumore, appunto si mettono le cuffie. Il feel che lascia è molto buono, ovviamente non state battendo su delle pelli, e però dà un bel rimbalzo, non troppo forte ma non troppo piano. Ecco, non sembra di battere su un letto, a differenza di altre batterie elettroniche. Quello che vi ho descritto forse come miglior utilizzo è appunto utilizzarla affiancando una batteria acustica, creando un setup ibrido. Ecco, secondo me la migliore soluzione, cioè che cosa si fa? Si prende la batteria acustica e si mette la DTX vicino. Con l'ausilio si vendono sul mercato degli stand che poi magari acquisterò, e con l'ausilio di questi stand li si prende e la si piazza vicino, secondo me vicino al rullante, o si toglie il timpano e la si mette. Ho visto che ci sono anche persone che creano un setup veramente ibrido, cioè solo la gran cassa, solo lei e poi due o tre piatti. Ecco, può anche essere un ottimo utilizzo. Per me non va bene, perché io ho bisogno di avere tutto acustico, perché io in banda ho bisogno di non poter microfonare niente, perché nessuno è microfonato. Se io prendo lei e metto una cassa, ok, ce l'ho, però magari non si sente, magari si sente più degli altri, poi non è quel bel suono naturale della batteria acustica, quindi appunto magari... Invece appunto se fate una band che appunto ha tantissimi amplificatori alla tastiera, potete appunto agganciarvi all'impianto e va benissimo così. Se però fate il setup ibrido, appunto, secondo me lo si può fare solo anche quando la batteria è microfonata, non quando la batteria non è microfonata, perché sennò
si sente troppo poco, si sente meglio, non lo so, non c'è mai quella perfezione se la batteria non è microfonata e lei è microfonata. Invece utilizzare lei da sola si può veramente definire come la perfezione, cioè si prende, si mette lei, si mette lo stand, si attacca il cavo in una delle sue numerosissime porte, si può anche in una delle sue numerosissime porte agganciare il pedale, si possono anche agganciare il pedale anche del Charleston, anche addirittura 5 pad, quindi proprio tantissimi, e quindi potete farvi un setup gigante oppure solo lei con i due cosi, la mettete lì, agganciate il cavo, boh, siete pronti a suonare, potete andare avanti così, spostarla, metterla, che questa appunto potesse andare in motorino e metterla dentro uno zaino, e è veramente comoda. Detto questo, non vi ho ancora mostrato il suo alimentatore. Abbiamo questo bellissimo alimentatore davvero con la possibilità di staccare la spina e diventa così e si attacca poi alla batteria tramite questo coso. Il pulsante di accensione è situato qui, quindi la possiamo accendere e spegnere in questo modo. Il controllo del volume è di qua. Molto bello questo tasto. Purtroppo, perché ci sono delle cose che non vanno bene, non funziona sulle cuffie. Con le cuffie l'unica cosa che possiamo, cioè il volume delle cuffie lo possiamo andare a controllare da dietro, dal coso delle cuffie. Cioè c'è un pulsante dietro, ma non ha senso, cioè io se sto suonando non è che posso andare a mettere le mani, andare a guardare, cioè è scomodo. Un'altra cosa scomoda è secondo me che manca un'uscita mono. E appunto siamo sempre obbligati, se vogliamo, a metterne due per agganciare le casse. Poi abbiamo il MIDI in e out, questo è comodo. E boom, le porte sono finite. Possiamo mettere l'aux dentro, solo uno, ma va bene. E però secondo me ci sono troppe poche uscite, tante entrate e poche uscite. Poi abbiamo la possibilità di mettere una chiavetta USB e anche l'uscita, quella classica delle stampanti da collegare poi al computer, quindi questo è comodo. Lei ha 50 combinazioni di suoni, quindi non ha 50 suoni, ha 50 combinazioni di suoni e 50 che potete creare voi con i suoni che vi dà lei. Veramente una figata. E diventa anche complessa perché ci dovrete smanettare molto, ci sono tantissimi kit di suoni particolari, strani, veramente solo provandola potete capire che cos'è, anche il metronomo, e molto comodo un display, non so come definirlo, che mostra quando lo si va a suonare e quale pezzo si va a suonare, molto comodo. Ma quindi, a chi la consiglio? Non di sicuro a chi vuole iniziare a suonare la batteria. No, per quello ci sono altre batterie, se vi interessa faremo dei video, scrivetemelo nei commenti, ma non è appunto indirizzata per chi deve imparare a suonare la batteria. Questa è per chi già sa suonare la batteria. È per chi appunto suona nei locali e ha poco spazio a disposizione, per chi deve affiancare, perché fa musica degli anni 80, disco music, deve affiancare la batteria elettronica. Io dal vivo l'ho usata senza la batteria acustica e appunto ho utilizzato solo lei per fare degli effetti speciali. Ed è veramente comodo, è veramente figo, si porta lei, basta, con la cassa, e secondo me è il futuro. Adesso vi mostro dei suoni e dei brani che ho registrato con lei.
Ma quindi questo video è giunto al termine. La batteria è ottima, veramente. L'ho amata, non l'ho odiata. Per una volta non ho odiato un oggetto. E ovviamente seguitemi su Instagram, che lì vi do tutte le news in tempo reale. Quindi vi trovate il link in descrizione. Iscrivetevi a questo canale, lasciate un bel mi piace. E soprattutto, se non capite le grafiche, è cambiato tutto. Quindi avete visto già i video, andate a vedere i video precedenti se ve li siete persi. Campanellina per i prossimi video. E noi ci vediamo ovviamente in un prossimo nuovo video. Ciao!